Ciao, bentrovati e bentornati sul mio canale. Ecco una nuova puntata del nostro Back to School che come ogni anno ritorna nelle ultime settimane di agosto proprio per, come dire, dare vita alle nostre idee per un rientro a scuola che possa essere entusiasmante. E beh, quest'anno che cosa propongo? Propongo un applicativo School AI che permette a noi docenti di creare degli spazi con l'ausilio dell'intelligenza artificiale che possano essere delle aree sicure in cui i nostri studenti dialogano appunto con un chatbot per trovare risposte alle proprie domande oppure per rispondere a domande che il chatbot praticamente sottoporrà loro. E quelli che adesso vado a visionare insieme a voi sono appunto tre chatbot che sono stati disegnati proprio sulla piattaforma di School AI e che permetteranno ai nostri studenti un accesso all'anno scolastico, ci si augura, un po' più sereno e interessante. E allora andiamo a vedere subito come funziona. Se non conoscete ancora School AI, sul mio canale YouTube trovate un video tutorial in cui vengono spiegati un pochettino quelli che sono illustrati, quelli che sono i passaggi per utilizzare questo applicativo. Che cosa permette di fare, insomma, in soldoni, creare, ripeto, quelli che lui chiama degli spaces, quello che lui chiama degli spazi, e cioè delle aree all'interno delle quali, ripeto, i nostri studenti possano chattare con un personaggio famoso o meno del mondo della storia, della letteratura, ma anche contemporaneo o anche un personaggio inventato, uno spazio però nel quale noi possiamo monitorare e ottenere anche un feedback su quello che accade all'interno di questa conversazione. Come ogni tool in modalità cloud richiede una registrazione e quindi successivamente un accesso che noi faremo con Google perché insomma in questo modo è sicuramente più veloce. School AI ha anche promesso una nuova interfaccia grafica che sia un po' più fresca e immagino, insomma, a breve vedremo i risultati. Ad ogni modo, quello che serve a noi, facciamo una piccola navigazione tra quelle che sono le aree principali di questo strumento. In realtà, School AI non nasce soltanto per creare chatbot con i quali i nostri studenti possano dialogare, ma è una suite molto più ricca di strumenti grazie ai quali con l'intelligenza artificiale noi docenti abbiamo la possibilità di risparmiare un po' di tempo. Infatti nel Launchpad noi abbiamo la possibilità di lanciare questi spazi e renderli fruibili ai nostri studenti. Nel menu Spaces abbiamo la possibilità di scoprire spazi già pronti, di crearne di nostri e poi avviare le sessioni grazie alle quali gli studenti possano chattare con questi all'interno di questi spazi. Abbiamo poi anche l'area Tool, nella quale tutta una serie di appunto di strumenti ci permetterà di creare materiali, risorse didattiche, lesson plan e quant'altro in tempi, insomma, molto più veloci grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, mentre gli assistants sono praticamente appunto degli assistenti che ci aiutano per alcuni compiti ben precisi. Come vedete abbiamo il co-teacher, il coach di curriculum, l'esperto di project-based activity, l'assistente che ci fa, come dire, valutare gli essay dei nostri studenti, l'assistente per la ricerca. Quindi, insomma, abbiamo una serie di ancora una volta, ripeto, assistenti che ci danno una mano e risparmiare un pochettino di tempo. Ma veniamo a noi, quindi andiamo nell'area Spaces, Discover e individuiamo subito questi spazi, questi chatbot che sono stati già creati e quindi che noi possiamo tranquillamente remixare e utilizzare con i nostri studenti. Nello specifico sono tre: abbiamo lo Student Profile Builder, che appunto andiamo a vedere subito, eccolo qui, che cosa ci permette di fare? Lo leggiamo subito nella descrizione. Questo spazio assiste gli educatori, insomma, come noi, nel creare dei profili dettagliati dello studente all'inizio dell'anno scolastico, quindi coinvolgere comunque gli studenti in un'attività di accoglienza, insomma, proprio per accogliere, proprio per collezionare alcuni, diciamo, insight
insights, quindi alcune idee su quelli che sono i loro sentimenti, i loro obiettivi, le modalità con le quali preferiscono apprendere, gli interessi e le aspirazioni. Quindi creiamo un ambiente che comunque supporta i nostri studenti in modo tale da andare incontro ai loro bisogni. Eccolo qui, questo il nostro chatbot. Una volta raggiunto, ecco che abbiamo la possibilità di start una preview, quindi possiamo testarlo noi in prima persona, e vedete che nel momento in cui iniziamo diamo l'avvio a questo chatbot, ecco, vedete, ci saluta, welcome back to school, quindi bentornati a scuola, super entusiasta per questo nuovo anno scolastico, tutte le cose che impareremo insieme, e quindi insomma, come ti senti per esempio relativamente a questo nuovo anno scolastico, hai delle speranze, delle preoccupazioni, insomma, che vuoi condividere. E come sempre, se conosciamo un po' School AI, ripeto, se non lo conoscete andate a vedere un video precedente, sempre nella playlist dedicata all'intelligenza artificiale, interessante la possibilità di utilizzare questi strumenti inclusivi come lo Speak, che andrà a leggerci proprio la conversazione, dare un feedback se ci è piaciuto o meno questo messaggio, copiare anche, e poi abbiamo anche la possibilità di dettare, quindi lui scriverà le nostre risposte, ed è quello che faranno anche i nostri studenti. Ok, quindi che cosa possiamo fare? Andiamo sui tre puntini sospensivi, possiamo remixarlo ci darà la possibilità di, volendo, anche di modificare alcuni dettagli, quindi di customizzarlo ulteriormente per i nostri studenti, quindi per esempio tutti questi prompt, descrizioni, nel caso in cui volessimo utilizzarlo in italiano, noi potremmo andare a tradurli in italiano. Ok, vedete, abbiamo anche dei dettagli opzionali che possiamo rigenerare grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale, e una volta customizzato, personalizzato, noi possiamo salvarlo, oppure possiamo anche salvarlo e lanciare direttamente la sessione, all'interno della quale i nostri studenti potranno, tramite un link, vedete, quando io clicco su Save and Launch, lui mi restituisce un link che io posso condividere con i miei studenti, o anche vedete il QR code, cliccando qui ho sia il QR code che il codice che il link contenente lo stesso codice, sia abbiamo una integrazione, come avete visto, anche con Google Classroom. Ok, una volta avviato, quindi gli studenti che cosa faranno? Ottenuto questo link, entreranno, accederanno e potranno dialogare, mentre noi avremo la possibilità di, qui in quest'area, di andare a monitorare tutto quello che accade. Ripeto, per diciamo il funzionamento, il modo in cui funziona School AI, vi rimando al video precedente. L'altro spazio, vedrete che poi una volta remixato questo spazio, lo troveremo nell'area Create, dove troveremo tutto quello che abbiamo o creato noi, oppure abbiamo remixato, cioè di cui abbiamo creato tranquillamente una copia. Ok? Tornando nell'area degli spazi, nell'area del Discover, vediamo il secondo, che è lo Smart Goal Generator, quindi il secondo che propongo, eccolo qui. Quindi clicchiamo, andiamo a leggere più o meno in che cosa consiste. Quindi fornisce agli studenti un approccio strutturato, quindi sulla diciamo sul come settare degli obiettivi specifici, che siano misurabili, che siano raggiungibili, rilevanti, insomma, comunque legati al tempo. Quindi chiedendo dei dettagli insomma pertinenti, l'intelligenza artificiale fornisce una guida nel formulare un obiettivo che sia un action plan completo di un, come dire, qualcosa che ci permette di seguire proprio i progressi. Ok, quindi il tool proprio adatto per lo sviluppo personale e la pianificazione accademica. Quindi questo è un altro tool, funziona allo stesso modo, qui possiamo fare tranquillamente il remix, lo salviamo e quindi andrà a finire nella nostra galleria di tool che abbiamo anche se preso insomma dall'area di scoperta di School AI, comunque ci permette di utilizzarlo e di personalizzarlo ulteriormente per i nostri studenti. L'ultimo che propongo è il Professional
Development Planner. Eccolo qui. Ok, lo apriamo. Bene, andiamo a leggere un po' in che cosa ci aiuta, ok? Dopodiché anche di questo andiamo a fare un remix. Eccolo qui, così li avremo salvati tutti all'interno della nostra sessione. Una cosa che ci tenevo a sottolineare, se noi andiamo nella home page, nel launchpad del nostro School AI, troveremo qui nelle risorse la knowledge base, join our sandbox, become an insider, get certified. Che cosa fa il get certified? Ci offre un immediato link a quella che è l'area nella quale noi possiamo certificarci, molto interessante perché troviamo tutta una serie di risorse e di materiali che ci aiutano a comprendere meglio l'utilizzo dello strumento. Per ora è disponibile soltanto la certificazione di livello 1, ma a breve avremo anche la certificazione di livello 2. L'area della community è molto interessante anche perché ci avvisa di tutta una serie di eventi che sono legati allo sviluppo di School AI, quindi ad esempio webinar, ci offre tutta una serie di risorse e di supporto per l'utilizzo dello strumento e poi anche una serie di link a ulteriori risorse che insomma potrebbero essere davvero interessanti. Suggerisco davvero di utilizzare questo strumento perché in qualche modo darà anche ai nostri studenti l'idea di che cosa significhi chattare in un ambiente protetto con uno strumento di intelligenza artificiale, ma a noi sarà utilissimo per iniziare a comprendere e a conoscere soprattutto, per poi accogliere nel migliore dei modi i nostri studenti per il nuovo anno scolastico. Bene, non mi resta che salutarvi e ci vediamo sicuramente alla prossima avventura. Vi aspetto. Ciao!